Sull'incredibile caso dragaggio del Porto Canale interviene ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela ambientale, esprimendo perplessità per le polemiche innescate dalla vicenda giudiziaria che ha bloccato la draga. Una vicenda sconcertante. Com'è possibile che analisi dell'agenzia e quelle dei carabinieri del NOE siano così in contrasto fra di loro? Tra l'altro, nel corso della conferenza stampa è stato reso noto che i carabinieri del NOE hanno prelevato alcuni dei tanti campioni già analizzati dall'agenzia. Quello che vi proponiamo è un passaggio registrato live nel corso della conferenza stampa indetta dall'ARTA. L'intervento è del direttore tecnico Luciana Di Croce. Queste sono le notizie che noi abbiamo preso dalla stampa, che ci sono delle incongruenze sulle concentrazioni dei pesticidi, in particolare del DDT. È stata messa in discussione la credibilità dell'agenzia, questo siamo veramente molto dispiaciuti, perché noi ci crediamo al nostro lavoro, non abbiamo interessi assolutamente, e quindi questa cosa ci ha dato molto fastidio. Il protocollo adottato da ARTA è quello generalmente riconosciuto dagli organismi nazionali, come spiega il direttore generale Mario Amicone. Le analisi che ha fatto l'ARTA sono quelle che ha sempre fatto, seguendo una procedura, un protocollo nazionale emanato dall'ISPRA che vale per tutto il territorio nazionale. Su quella procedura noi abbiamo fatto le nostre, l'ISPRA le ha lette, le ha ritenute valide per poter dare il parere favorevole al Ministero dell'Ambiente per l'autorizzazione all'immersione in mare dei fanghi. Queste analisi sono state fatte da laboratori diversi, a noi il laboratorio di Pescara, di Chieti e l'Aquila, unitamente a un laboratorio dell'ARTA delle Marche, perché ci siamo rivolti, abbiamo chiesto aiuto anche alle Marche proprio per stringere i tempi, visto che c'era emergenza per il porto di Pescara, tutti e quattro i laboratori non hanno riscontrato anomalie tra l'uno e l'altro, che significa che la procedura era quella giusta. E i dati poi dipendono dalla macchina, non è che dipendono più dall'apporto umano. Quindi metterli in dubbio è la cosa che ci dispiace. Il motivo di questo incontro oggi è proprio per salvaguardare l'immagine, soprattutto il lavoro e la professionalità dei tecnici, dirigenti e tecnici dei nostri laboratori, i cui lavori sono stati sempre ritenuti validi.